Eccoci qua, mister, a commentare una sconfitta che non si voleva e nemmeno si immaginava a inizio partita, però è stata una brutta partita con tanti, tanti errori, forse un po' troppi. Cosa non ha funzionato oggi, al di là del gol che è stato un po' così fortunoso? Il calcio ti punisce, abbiamo avuto due o tre palle pazzesche per fare gol, per vincerla, perché se segni la vinci, e poi punizione da centrocampo, autogol, siamo anche sfortunati, però male dal punto di vista tecnico, ci siamo scomposti, abbiamo perso De Cecco che chiaramente ci dà degli equilibri importanti dal punto di vista del gioco, quindi perdi Fiorin, perdi De Cecco, abbiamo trovato l'equilibrio in quel modo, chiaro che la squadra poi ci ha provato nel secondo tempo, la partita era assolutamente equilibrata, loro sono una bella squadra, venivano a dare il tutto per tutto. Sì, c'erano due squadre in campo che entrambe avevano bisogno per motivi diversi di vincere. Io nel secondo tempo ho visto un Portogruaro che ha giocato molto, se non quasi esclusivamente con lanci lunghi e poco fraseggio, forse anche qua sta la chiave dell'assenza di De Cecco che si è fatta sentire. Sì, chiaramente, poi abbiamo messo quattro punte, è chiaro che lì vai a fare determinate altre giocate. Tant'è che poi comunque l'avevamo addrizzata, se fai gol adesso stavamo parlando di altra roba, quindi il calcio vive di episodi, ci è andato contro, e adesso bisogna un attimino mettere i piedi per terra e mettersi a lavorare perché fino alla fine non si perché va. Oggi c'erano altre due squadre in campo e quello che ci interessava a noi era la Fossaltese che ha perso, perciò che vuol dire affrontando squadre che lottano per salvezza non è facile per nessuno, questo ci mantiene inalterati a distanza e forse taglia completamente fuori la Fossaltese, ma noi siamo ancora in corsa, insomma. Sì, ma infatti io sono chiaramente arrabbiatissimo con me stesso, con tutto, però non si molla, mancano tre partite, sono 9 punti e fino alla fine bisogna avere il rispetto di giocare per la maglia, di sudarla e di... Per scaramanzia non diciamo quanti ne abbiamo fatti l'altra volta sulle ultime tre, perché abbiamo fatto non bene, benissimo, e speriamo di ripeterci. Grazie mister. Grazie.